Carissimi, un altro appuntamento con la macchina del tempo. La macchina del tempo è questa. Ultimamente l'avete vista spesso, questa panda. Del resto, in tempi di pandemia, ribadisco che la pandemia, questa. Vedremo uno spot del 1980, quando era appena uscita, uno dell'anno successivo, in cui si esaltano le sue doti di spazio, praticità, eccetera, eccetera, e poi uno spot del 1989, quando già da 3 anni era uscita la seconda serie. Quindi largo alla panda, questa è la macchina del tempo, e largo anche alla sigla del tempo. Via con Carosello. Questa è la Fiat Panda, la più nuova delle Fiat, a 650 o 900 centimetri cubi di cilindrata, 3 porte e un'ampia fascia protettiva che difende la carrozzeria. La Fiat Panda è spaziosa, spaziosissima. C'è spazio per tanti oggetti. Spazio per 5 passeggeri. È l'unica 650 omologata per 5 persone. Spazio per i bagagli. Il sedile posteriore ha tante posizioni. Può diventare un'amaca o una culla. O essere tolto. Così avete spazio per gli oggetti più ingombranti. O essere tutto ribaltato per dormire in 2 persone. Fiat Panda, la grande utilitaria. Scusi, perché ha scelto una panda? Perché? E perché no? Perché? Perché per uno come me che fa 80.000 km all'anno, uè, l'auto deve essere di buona stoffa. Perché consuma così poco che... Una vacanza, lei veramente una vacanza. Cosa vuole che le dica? È una macchina seria. Perché è italiana. Ora glielo dico io perché. È una che la un beve. Perché oltre a essere così bella, lei è anche tanto giovane. Ha un così buon carattere. Perché è una verba? Perché? Perché non mi tradisce. Mai. Perché a me sei veramente de grande aiuto, guardi. La sei proprio una mano santa. Perché non sembra. Ma è grande. Veramente. È tanto grande. E perché è un gran risparmio con quello che costano gli alberghi. Perché la panda è così maschia. E perché l'hai fatta regolarti? Perché come macchina è una gran drittata. Fiat Panda, sei grande. Se non ci fosse, bisognerebbe inventarla.